Viene commercializzata oggi in tutti gli showroom Mercedes-Benz la nuova generazione della berlina di lusso del marchio, la classe E. Una presenza scenica che si conferma imponente e che, senza tradire lo spirito delle versioni precedenti, dal 1947 sono ben 9, innova acquistando in fascino e dinamismo. Ma l'aspetto più interessante non è percepibile visivamente, lo si può apprezzare solo impugnando nel volante. Le novità principali parlano di equipaggiamenti di sicurezza inediti non solo per la stella, ma per l'intero panorama automobilistico. L'attention assist è in grado di accorgersi se il guidatore si trova in uno stato di affaticamento dal modo in cui gestisce la presa sul volante e provvede a richiamarlo con un avviso acustico e visivo, ma questa è solo la prima chicca di una lunga lista. Gli abbaglianti adattivi riconoscono i veicoli che procedono in senso inverso o che precedono la vettura e proiettano il loro cono di luce in modo che termini prima di infastidire gli altri automobilisti. Ancora, una telecamera legge i limiti di velocità e li riproduce sotto il tachimetro. Il comfort di viaggio su classe E, da sempre esemplare, è stato ulteriormente migliorato grazie anche all'ottimizzazione dei sedili, disponibili a richiesta con funzione massaggio, e al nuovo assetto con ammortizzatori a controllo elettronico in grado di adattarsi automaticamente alle diverse situazioni di marcia. Il contenimento dei consumi risulta ineccepibile. 8 su 10 motorizzazioni sono state ritoccate e consumano fino al 23% in meno. Merito anche di un CX di appena 0,25 che modella la scocca, rendendola filante e dinamica. I propulsori della nuova classe E a 4, 6 e 8 cilindri, tutti Euro 5, si articolano su un ventaglio di potenze che vanno da 136 a 388 cavalli. A guardare tutti dall'alto, il bolide high performance della gamma, la E63 AMG, da 525 cavalli. La nuova premium della stella a tre punte avrà prezzi a partire da 43.900 euro. La best seller sarà da 250 CDI, offerta a 49.000 euro.